per molte ragazze magari è così, ma per me ci andavo soprattutto per la musica, perché lui metteva un DJ, quindi si ballava, ci si divertiva. C'era tanta gente? Sì, sì, a volte c'erano feste con 50-60 persone, mentre poi c'erano anche delle feste private e quindi con 6-10 persone. Che tipo di feste erano quelle in cui tu andai? Sei andata? Entrambe siete andate alle feste, no? Stiamo parlando di Terrazza Sentimento, poi andiamo in tutto, percorreremo tutta la vostra storia e arriveremo anche alla violenza. Ma quella la teniamo da parte. Io prima cerco di capire chi vorrei che facesse uno sforzo importante questa sera per far arrivare il messaggio a chi ci sta ascoltando. Queste feste a cui andavi, parliamo di quelle a Terrazza Sentimento, com'erano? La prima volta che ci sei andata? Allora, la prima volta... Chi ti ha portato, per esempio? La prima volta che sono stata in quella casa mi hanno portato due ragazzi che avevo beccato a un'altra festa e avevano proposto di continuare la serata in una casa privata. Ma avevate già sentito parlare di genovese? Io no, nemmeno io. Mai? Tu mai? No, mai. Nemmeno io. Ecco, però si dice che in queste feste ci fosse molta droga a casa di genovese. Nei piatti, alla portata un po' degli ospiti. Era così o no, alle feste dove sei andata tu? Io personalmente ho partecipato più a feste ristrette. Di feste grandi ne ho fatta solamente una. E quando ci sono poche persone, i piatti sono esposti. Ci sono proprio dei piatti a disposizione? Sì. Tu? Sì, sì. Alle feste ristrette sì, mentre quando c'erano le feste con persone, più gente, andavano in bagno. Ah, quindi non lo facevano davanti a tutti? No, no, no. Ecco, però...